Oggi ci sono youtuber che corrono in campionati minori che hanno tantissimi sponsor, mentre piloti seri che hanno fatto carriera in campionati nazionali, addirittura mondiali, faticano a trovare lo stesso supporto. E adesso, al di là di Nascar che ho messo in copertina perché sapete che ha avuto di recente quella discussione con altri piloti, questo è un dato oggettivo. Ne parlavo anche con Michael, il ragazzo col quale abbiamo fatto quei Q&A sulla pagina riguardo al mondo delle corse. Anche lui mi diceva: oggi quando un pilota cerca uno sponsor, la prima cosa che gli viene chiesta non è che carriera ha avuto, non è in che campionato corre, non è che risultati ottiene, ma è che seguito ha sui social. E sembra un po' un controsenso, no? Perché un pilota dovrebbe pensare a correre, a vincere, non dovrebbe pensare a seguire Instagram o YouTube. O no? Beh, invece vi dico che questa cosa ha perfettamente senso. E ora vi spiego perché. Innanzitutto sembra banale, ma dobbiamo capire cos'è uno sponsor. Se voi cercate su Wikipedia, trovate uno sponsor patrocinante o patrocinatore, è un ente o persona che promuove un'attività, un evento o un'organizzazione attraverso un sostegno finanziario, oppure con la fornitura di prodotti o servizi. Saltiamo avanti. La sponsorizzazione o patrocinio può essere consistente in un accordo che preveda pubblicità in cambio dell'impegno a finanziare un evento di massa o un'organizzazione. In tal modo lo sponsor ne guadagna in popolarità e la squadra risparmia. Ora ragazzi, so che magari sembra banale, ma secondo me se uno capisce come funziona uno sponsor non si deve stupire di niente. Come abbiamo appena letto, lo sponsor è un'azienda che, nel caso di cui stiamo parlando, finanzia il pilota, ovvero aiuta a sostenere l'impegno economico che un pilota deve mettere in gioco per correre, che sappiamo che stiamo parlando di decine, centinaia di migliaia di euro a stagione, e in cambio quello che l'azienda ottiene è visibilità, sostanzialmente pubblicità, tant'è che mettono quei begli adesivoni sulle auto, sulle moto, per farsi vedere, per far conoscere il proprio marchio. Quindi tutto ruota attorno alla visibilità e alla comunicazione. L'azienda non è che paga perché interessa che quel tal pilota corra. L'azienda paga per farsi pubblicità. Non lo so, pensate alla Martini, ok? Livrea Martini, famosissima, a me piace tantissimo, per decenni ha sponsorizzato varie categorie di corse a livello molto importante. Ma la Martini produce alcolici, non ha niente a che vedere col mondo delle auto. Ma con questa sponsorizzazione ne ha ottenuto per decenni tantissima visibilità. E ora, la visibilità non è solo farsi conoscere. Questo poi dipende da azienda a azienda, in generale gli scopi sono diversi, ma quel che conta è che un'azienda, in cambio della sponsorizzazione, vuole essere messa in mostra. Ora, questo concetto di sponsor nel motorsport si è diffuso tantissimo dalla fine degli anni 60, inizio anni 70, quando, guarda caso, è iniziata la copertura mediatica massiccia sul motorsport, cioè le televisioni riprendevano e trasmettevano le gare. Quindi avere un marchio bello stampato sulla fiancata delle auto significava essere ripresi e mostrati a milioni di telespettatori. E chi è che nelle gare viene mostrato di più? Chi vince. Motivo per cui gli sponsor principali, quelli che erano disposti a mettere in gioco più soldi, sostenevano le squadre e i piloti che tendenzialmente avevano più probabilità di vincere. E oggi comunque è ancora così. Per sponsorizzare, non lo so, la Ferrari o la Mercedes in Formula 1, un'azienda deve mettere decine, centinaia di milioni di euro. Non è che arrivo lì io e dico: dai, vi sponsorizzo 10 euro, mettete Andrea Carsenmore sulla fiancata. Ma allora cos'è cambiato? Perché oggi invece anche uno youtuber che magari non vince neanche può ottenere dei fior di sponsor? E beh, per il discorso di visibilità che vi dicevo. Cioè, dobbiamo pensare che finché parliamo di Formula 1, ok, c'è tutta la copertura televisiva mondiale, che ovviamente è quella a dare gran parte della visibilità. Ma se andiamo a prendere campionati minori, ragazzi, la maggior parte si corre a spalti vuoti, E anche la copertura televisiva, quando c'è, non è che sia così seguita. Prendiamo ad esempio il campionato italiano velocità, comunque importante e seguito da tanti appassionati. Sono andato a cercare i dati, ha un'audience televisiva di circa 2 milioni di persone. Ora, se noi prendiamo Nasca, ha 500.000 iscritti al suo canale. Vuol dire che Nasca da solo ha un quarto della copertura televisiva di tutto il campionato italiano velocità. Capite? Oggi uno youtuber può avere una rilevanza mediatica, una visibilità
paragonabile a quella della televisione, anche se magari corre in campionati molto meno importanti e ottiene risultati molto meno significativi. Ma come vi ho spiegato prima, all'azienda in realtà che conta è la visibilità. Tra l'altro poi va sommato che uno youtuber, un influencer, ha anche un valore aggiunto, ovvero che può trasmettere in prima persona, raccontandolo, spiegandolo, i valori dell'azienda che lo sponsorizza, i punti di forza, eccetera. Quindi può fare una pubblicità ancora maggiore. Ragazzi, so che tutti questi discorsi di soldi, pubblicità, sono un po' mal visti, ma sinceramente non ci vedo niente di male. È normalissimo. Le aziende, per vendere, hanno bisogno di visibilità. Gli youtuber, così come le televisioni, possono offrire visibilità alle aziende, quindi è normale che ne ottengano in cambio un supporto economico significativo. Ma è sempre stato così, ragazzi. Le riviste hanno sempre preso soldi dalla pubblicità, le televisioni hanno sempre preso soldi dalla pubblicità ed è il modo con cui si mantengono. Oggi anche uno youtuber, così come un influencer, un instagrammer, eccetera, può offrire tanta visibilità alle aziende e quindi ne ottiene in cambio un sostegno economico. Sostegno economico che magari un'azienda non è disposta a investire per un pilota anche molto più forte, ma che corre in un campionato che di per sé non ha grande seguito, non ha grande visibilità. È sempre una questione di numeri e di comunicazione, di come la pubblicità, il messaggio dell'azienda può arrivare al pubblico. E quindi non c'è niente di strano e niente di sbagliato nel fatto che uno youtuber abbia gli sponsor e un pilota molto più forte no. Penso che piuttosto quello che andrebbe fatto sarebbe capire perché determinati settori del motorsport, anche molto belli, molto interessanti, non hanno seguito. Piuttosto bisogna impegnarsi a far aumentare il seguito, il pubblico di queste categorie minori. Ma è inutile lamentarsi del fatto che qualcuno che è riuscito da solo ad avere una visibilità come un intero sport venga pagato. È normale, ragazzi. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.